I giovani sono stati al centro della tappa ad Airola in Valle Caudina del magistrato Catello Marisca, che accompagnato dal garante per i detenuti della regione Campania, Samuele Ciambriello, ha incontrato prima gli studenti del liceo classico di Airola, poi i giovani detenuti dell'istituto di pena minorile, con i quali si è intrattenuto per lungo tempo, a parlare delle devianze in generale e delle soluzioni. Giovani sempre più al centro dei problemi, per i quali si deve fare qualcosa in fretta, il monito di Ciambriello. Che si fa per questi ragazzi per evitare che passano dal disagio alla devianza e alla microcriminalità? Noi parleremo anche di sport a loro, ma voi lo sapete che il 62% dei ragazzi napoletani non fa mai attività sportiva? Il 39% non usa abitualmente internet. Allora partiamo da queste esigenze reali, perché non il futuro dei giovani, ma il presente di questi ragazzi, anche di questi adolescenti a metà. Fondamentale il lavoro di reinserimento svolto negli istituti di pena, ma serve che lo Stato attui soprattutto percorsi di prevenzione. Ma soprattutto quando escono, poi il problema si ripresenta e lì lo Stato deve essere ancora più consapevole dell'importanza del ruolo che deve avere. Il vero motore deve essere lo Stato, altrimenti diciamo, facciamo dei piccoli interventi, dei piccoli pezzi, ma saremo sempre qui a parlare di numeri purtroppo che crescono